Diciamo che cambiano nome, ma nella sostanza sono luoghi di recupero diciamo, dell'emergenza, quindi il senso è quello, diventano un po' meno all'apparenza prigioni e un po' più luoghi di accoglienza. L'assessore Torrenti ha il compito però di spiegare al Ministro dell'Interno che il Friuli Venezia Giulia vive due problematiche, cioè quella di dividere con l'Italia le proprie quote e quindi il proprio compito nell'assistere di fronte a questa emergenza come tutte le altre regioni, ma anche quella di fare fronte a un'emergenza propria che ha trasformato una regione come la nostra in una specie di isola, in una Lampedusa senza mare, dove ci sono degli arrivi non controllati che quindi vanno a sommarsi, senza che questo avvenga nelle statistiche del Ministero, a quelli che l'Italia dovrebbe in qualche modo trasferire. Quindi dal conteggio ufficiale deve sempre esserci l'osservazione del territorio, perché altrimenti il conteggio ufficiale non corrisponde alla realtà e noi ci troviamo di fronte a emergenze più grandi di quelle che ci vengono dette e non abbiamo né le risorse né la situazione, come dire, sociale per poter accogliere degnamente persone che a quel punto non sarebbero più né rifugiati né in qualche modo protetti, ma forse più in pericolo ancora che nei luoghi da dove provengono.